Zone Zero, pazzesco, assurdo. Allora ragazzi, io volevo registrare sinceramente un altro episodio di Wuthering Waves, ma è successo che l'ultimo episodio che ho registrato di Wuthering Waves, l'episodio 6, quando voi lo vedrete capirete cosa intendo incredibile, è stato probabilmente l'episodio più scurato della mia carriera videoludica da gacha player e non, perché ho trovato tutto quello che volevo trovare in quel video, ragazzi. Quindi l'idea di registrare un altro video e far calare il godo nei confronti di Wuthering Waves, ho detto, sai che ti dico, mi registro un bel episodio di Zelenzo Zio, incredibile, pazzesco, assurdo. Per il resto, ragazzi, qui il banner di Ellen Jo sta per andare via tra un giorno, io Ellen Jo non l'ho trovata, c'è una parte di me che soffre perché credo di essere stato sfortunato nella fortuna, perché io ho sia il lupo che Sokaku, che dovrebbero essere i suoi più forti membri per creare un team mono freeze. Quindi sus, ragazzi, ovviamente in questo episodio, se abbiamo altre Sammo, le proveremo. Tante volte troviamo la nostra squaletta sexy incredibile, altrimenti, ragazzi, abbiamo perso il 50-50, abbiamo garantito un personaggio incredibile. Ci sta la poliziotta Curvy, che dovrebbe uscire dopodomani, che sembra molto spicy, però a livello di team non so come metterla. E i personaggi della 1.1 dovrebbero essere la robottina poliziotta, che va d'accordo con la poliziotta Curvy, e la tipa delle manette sus, che è una specie di succube sus, che se cominciate a conoscermi, incredibile, come dire, attrae una parte di me perché è molto sus. Quindi vedremo, in caso proveremo a summonare per lei, ragazzi. Andiamo dal nostro Teen Master, così ci fa un bel caffè, va? Ok, ah beh, giustamente il caffè ci dà energia, beh, non avevo dubbi. Faccia un bel caffè, va? Dai, comunque le animazioni di loro sono incredibili. Guarda che bravo che è. Lui, ragazzi, me lo comprerei, me lo metterei qui in ufficio, così ho una macchina del caffè ambulante che ne avrei un po' bisogno, ragazzi. Ok, siamo quasi a livello 12, molto bene. Ok, possiamo andare qua dietro, nel parcheggio sus. Ok, con la macchina ci siamo teletrasportati in questo posto, signore del godo. Signorine, sarete mai summonabili voi? Io le summonerei, signorine. Mamma mia, Berta e Laila, wow. Ok, dobbiamo affrontare dei nemici sus, ma mi sembrano fortissimi questi cosi, scusa, ma io ce l'ho al 10 personaggi. Non ho capito, ragazzi. Credo sia una roba tipo... vabbè, ma ragazzi, ma questi sono fortissimi. Oh, Bonnie, Mi sembrano assurdi a me questi. Ok, devo colpire alle spalle sti cosi? Ok, quello che ho fatto un peri volante. Ok, stiamo facendo del danno assurdo adesso. Ok, vai, vai, suo capo, dammi un po' di buff a Serena, perché altrimenti qua la situazione è sus, eh. Ok. Ok, ho calma, signorina. Ok, vai, 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 vai. Facciamo la ulti di suo capo. Ok, vai, ulti. Ok, grande, lupo lucio. Vai, lupo lucio, mamma mia, danno assurdo di lupo lucio. Va bene, ok, andava bene. Ok, fichissimi sti nemici, eh. Investigation complete. S. Ok. E che ho guadagnato da fare questa cosa, però, scusate. Sono delle challenge extra. Mi ha sbloccato della roba, allora un attimo. Ah, mi ha sbloccato il battle pass. Combat simulation si chiama. Non capisco, ragazzi, sto provando a fare un'altra di queste combat simulation, perché non capisco il senso, cioè... Mi danno oggetti, non è che ho capito, ragazzi. Cioè, credo sia per testare i team, mi viene in mente solamente, perché... Perché altre cose sus non è che mi vengono in mente, quindi... Però facciamo un po' di combattimento sus. Ok. Ok.
che designi questi nemici? Questo era molto più facile di quello di prima, va bene, ok. E fare questa cosa che mi ha dato, altri punti sus, S, va bene. Beh sì, punti di esperienza incredibili sono. Ah, ovviamente possiamo decidere il livello, vedi, abbiamo solo il livello 10 per adesso, ok. A questo punto facciamoci pure il terzo livello. Ok ragazzi, facciamo pure questo qui così abbiamo fatti tutti e tre una volta, va bene. Ci dovrebbe essere tipo una specie di boss leone, una cosa strana. Ah no, sono piccoli, ah ok, ok. 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 Ok, grande leoncino. Sokaku mi piace tanto, ma peccato che è lenta veramente tanto. Ok. Facciamo la ulti sua. Ok, questo è andato. Ecco qua. Facciamo la ulti sua che non l'ho mai provata, no? Grande. GG. Molto bene. Dai. Tra l'altro ho appena notato, ragazzi, che ho droppato, come dire, un'arma leggendaria, ma ce l'ho già dallo scorso episodio, che però non l'ho data a nessuno, The Brimstone, che però non è utile per nessuno, però ok, abbiamo un'arma leggendaria, non ci ho neanche fatto caso, ragazzi, non so neanche dove l'ho droppata, quindi boh. Carino, ragazzi, qui ci dovremmo tornare mentre saliamo di livello, così almeno possiamo andare in questi luoghi sus a potenziarci personaggi incredibili. Beh, lentamente stiamo sbloccando tutte le meccaniche del gioco, ragazzi, carina questa cosa dell'arena dove puoi fare questi combattimenti spicy. Sicuramente andando avanti ci regaleranno forti emozioni. Ok, dobbiamo usare Nicole incredibile, mamma mia. E ragazzi, comunque dico che Nicole è tanta roba, ragazzi, ve lo continuo a dire. Dalla valigetta le tira fuori questi gadget sus. Veramente non male. Ti ricordo che Billy, ragazzi, è una persona più forte del gioco. No, scherzo, però Billy, ragazzi, ci regala un sacco di soddisfazione. Fighissimo l'attacco di Nicole quando entra in campo, che fa una specie di lancio di granate, carino, carino. Una cosa che apprezzo veramente tanto di questo gioco, ragazzi, come ho detto anche l'altra volta, sono le musiche. Le musiche sono incredibili. Veramente le musiche di sto gioco sono azzeccatissime, ti fanno proprio venire voglia di giocare. Non hai detto bene il chat. L'adoro quando fa la pironetta su, è incredibile, ragazzi. Grande. Ecco qua. Grande Nicole, assurda. Ok. Un po' di combattimenti incredibili, ragazzi. Paradossalmente questa qui che c'ha la spadina elettro è un po' sus. E quella forse un po' più lentina, però penso possa regalare delle forti emozioni anche lei, Vedi, questa ad esempio ha fatto un counter attack fighissimo. Wow. Grande.
Yeah. Grande Billy. Billy mi fa morire che usa questi attacchi assurdi. Che veramente è utilissimo Billy. Vai Billy. Che poi Billy ce l'ho a C1 io scherzando ridendo. Fantastici ragazzi. Troppo forti. Vai. Ok. Allora abbiamo l'esplorazione, ce n'abbiamo ancora uno ragazzi. Queste due sfere evidentemente si sbloccano andando avanti. Dobbiamo per forza andare avanti con la storia principale ragazzi. Ce la faccio a portarli tutti e tre a 20? Ah, solamente Lupo Lucio ho potuto portare sopra. Vabbè, almeno non abbiamo uno al 20, va bene. Chissà dove si farmano questi materiali. Questi ancora non li ho trovati in giro. Scusa, perché mi ha detto che mi dovevo portare i personaggi su al 15 e poi mi fa usare loro? Scusami. Per carità, lo ha riportato sul Lupotto, perché è il nostro main DPS, quindi... Dai, è un po' di tesori, va, che ne ho bisogno, va. Quindi questa era la strada segreta, va bene. E qui c'è il treno sus. Ok, tutto sta andando secondo i nostri piani sus. Va bene. Qui siamo fortini, eh. Mi chiedo quando sbloccheremo la possibilità di usare questi coniglietti in combattimento anche noi. Questi non sono tipo agenti della polizia. Oh, non sono nemici questi. Oh, buoni. E vabbè, ragazzi, tocca eliminarli. Siamo dei criminali in fondo. Wow. Non capisco se sono robot o altro. Ho perso un robot. Ok. Ragazzi, soltanto io vedo Billy che è fortissimo. Cioè, secondo me Billy regala forti emozioni. Ok. Vai Billy. Sì, forse ho fatto un errore perché avrei dovuto usare la ulti di Billy più vicino a loro, però va bene così, dai. Ok. Molto bene. Molto molto bene. Ok. Una l'abbiamo caricata. Due l'abbiamo caricate. Rimane la terza. Ecco qua. Via, terza pure, dai. Ok. Ok, ci sono i piccoletti sus. Wow, che frase fighissima. Dai, 9 su 10, adesso arriva una roba gigantesca, vedrai. Sì, sì, dai, palese. Palese, arriva una bestia. Ai 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 ragazzi, questo è grosso assai. Wow, primo boss vero mi sa. Wow, questo è spicy. Questo è spicy ragazzi, eh. Calma. Ok, con calma ragazzi, cerchiamo di fare il più danno possibile. Ragazzi. Ok, calma, calma. Ok. Ok, abbiamo fatto dei danni importanti, eh. Facciamo gli ult di lei. Senti la musica, assurdo! Wow. Grande Billy. Vabbè, Billy chat assurdo ragazzi. L'abbiamo distrutto. Dai, seconda fase. Su, dai, palese a seconda fase ragazzi. Però me lo sento ragazzi. Lo sapevo. Si evolve. Ah, beh.
con quattro braccia sicuramente la situazione cambia. Ragazzi miei, qua e vabbè, quanti perdi devo fare, ragazzone? Wow, questo è grosso. Cerchiamo di fare un po' di danni assurdi. Ok, non sta andando male. Vai coniglietto, fai un po' di attacchi incredibili. Vai, leccati la ulti di Nicole, va. Accuccia. Beh, gli abbiamo fatto praticamente dei danni assurdi, mi sa. Ok. Adoro fare i perri a sti cosi, è troppo soddisfacente. Troppo soddisfacente, ragazzi. Poi ovvio alcuni devi prendere perché sono contati gli attacchi che puoi fare in assist, vedi, ci sta qualcosa, perché altrimenti era troppo facile. Vai coniglietto! Tu guarda che combo assurdo! Vai! Lo abbiamo distrutto! Foglia? E adesso gli lanciamo il treno addosso, fantastico. Guardalo che c'ha! Troppo forte. Wow. Lo devi mettere a me. Guarda che c'ha. Mi sa che scoppia tutto, eh. Ciao bello. Ah, non è scoppiato, fantastico. Mo' è arrabbiato però. Bellissime animazioni. Ah, ecco, ha colpito il fulmine e scoppia tutto. Potente, ragazzi, potente. Che carino, quindi ogni volta che finiamo un capitolo possiamo mettere una foto ricordo sul muro. Ma sei serio? Ma che cosa adorabile, guarda. Che carina questa cosa. Ok, dobbiamo andare nel parcheggio di nuovo, ragazzi. Oh, ma tutti gli incontri sus stavano nel parcheggio, ma come funziona questa cosa? Ok, dobbiamo riandare in macchina. Ragazzi, il cerchio si sta chiudendo, abbiamo iniziato l'episodio qua, lo finiamo qua. Di nuovo dalle nostre amiche simpatiche. Ah, qua ci sono i tizi sus con l'elmo da toro. Ok. Wow. Adesso abbiamo un lupo al 20, quindi le cose cambiano, eh. Ok. Va bene. Vai Sotaku. Oh, arriva il damage. Vai. E gli obstacle. Grande. Oh, il lupotto quando prende i colpi fa danno, eh. S. Dai. Mi sa che possiamo fare qualche summon, ragazzi. Possiamo fare una pull da 10 sullo standard banner. Vai. Niente, possiamo fare uno skip incredibile. Abbiamo trovato una Nicole, quindi abbiamo Nicole a C1. E mi sa che possiamo fare un'altra singola. Tante volte trovassimo la nostra adorata squaletta. Ormai, ragazzi, non credo la troveremo più, eh. Va bene.
Nicola C1 che fa? Aumenta il danno della sua prima abilità. Vabbè, non male. Ah, devo farne altre 68 per averla sicuro. Ah, beh, ragazzi, allora qualcosa mi dice che non la troveremo, perché non è che ne ho fatte tante di summon, eh. Vabbè, ragazzi, abbiamo provato a summonare Terrell in gioco, ragazzi, però mi ritengo abbastanza soddisfatto. Voi non avete idea del culo che ho avuto su Wuthering Waves, ragazzi. Io credo di essermi giocato oggi il mio culo su tutti i gacha per i prossimi mesi. Quindi la squaletta la troveremo in un'altra occasione. Abbiamo un 5 stelle garantito. Probabilmente punteremo alla Succubus, che sarà nella prossima patch incredibile di Zenless Zone Zero, ragazzi. E poi, se mai off camera dovessi farmare qualche sferetta e provare a prendermi Ellen Joe in 24 ore rimanenti, vediamo, ma la vedo difficile, ragazzi. Va bene così, abbiamo un lupo 8, la troveremo un 5 stelle incredibile, ragazzi. In fondo Ellen Joe è bella, però l'idea di fare un team mono freeze, capito? No, altri personaggi li puoi usare in team diversi. Lei mi dà l'idea che la può usare solo in mono freeze, quindi non lo so. Dopo un po' me ne sarei pure annoiato, quindi lasciamo perdere. Ragazzi, che cosa c'è con voi? Io vado a mangiare e ci vediamo al prossimo episodio incredibile.